Coprifuoco alle 22, il capodanno ai tempi del Covid è in casa e la mezzanotte si aspetterà solo con i conviventi. Come previsto dall'ultimo decreto, dal 31 dicembre fino al 3 gennaio sull'intero territorio nazionale si applicheranno le misure previste per le zone rosse. Negozi, bar e ristoranti resteranno chiusi. Aperti invece gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità, come alimentari e farmacie. I bar e i ristoranti potranno essere attivi per l'asporto e le consegne a domicilio e molti si sono adeguati proponendo menù e offerte speciali per il cenone. Oltre ai divieti, tornano anche le deroghe che avevamo già visto nei giorni di Natale. Dalle 5 alle 22 sarà consentito una sola volta al giorno raggiungere in un massimo di 2 persone una sola abitazione privata della propria regione per andare a trovare parenti o amici. Alla singola persona, alle due che si spostano, potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti. Forze dell'ordine e polizia locale saranno impegnate nei controlli strada, con lo scopo di verificare il rispetto delle misure previste dal DPCM. In ogni caso, quando si esce, bisognerà sempre avere con sé l'autocertificazione. E per le violazioni dei divieti si rischiano multe fino a 1.000 euro. Una precisazione riguarda il caso di genitori separati. Per loro gli spostamenti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio sono sempre consentiti per andare in comuni o regioni diverse o all'estero e trascorrere le feste con i figli. Allora, proprio sotto questo punto di vista, ricordiamo che il ministro Lamorgese ha confermato controlli severi, particolarmente in questi giorni. Facciamo il punto dalla questura di Roma con Annalisa Salzano. Controlli intensificati per questa notte di San Silvestro, come del resto per tutte le feste. Saremo inflessibili, ha detto il ministro Lamorgese in un'intervista stamane. Dunque, noi siamo qui alla questura a Roma. Mi ha raggiunto il commissario capo Alessandro Tundo. Buongiorno. Allora, dunque, uno sforzo straordinario si richiede per questa notte di San Silvestro. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, lo sforzo sarà importante perché da oggi, in base alle disposizioni del decreto Natale, tutto il territorio nazionale ritorna a essere zona rossa e quindi varranno le misure adottate per, diciamo, le zone rosse, quindi controlli più stringenti, controlli intensificati su tutto il territorio di Roma e provincia e di conseguenza su tutto il territorio nazionale. Per l'area di Roma, metropolitana di Roma, quante pattuglie più o meno sono previste e come siete dislocati? Guardi, siamo dislocati su tutto il territorio di Roma, gli equipaggi impegnati nell'attività di controllo del territorio sono circa una novantina al giorno, quindi equipaggi dedicati ad attività di controllo del territorio in senso lato, quindi pronto intervento, attività di controllo del rispetto delle misure di contenimento da Covid-19, attività antiterrorismo e tutto quello che consegue, insomma, all'attività di controllo del territorio. Ma quando andate a fare i controlli, su che cosa vi concentrate in particolare? Sul numero delle persone a bordo, sull'autocertificazione, su cosa? Beh, sicuramente il motivo principale è la motivazione per cui il soggetto è fuori dalla propria abitazione. Ovviamente oggi si può uscire soltanto esclusivamente per esigenze legate a motivi di lavoro, motivi di studio e altre situazioni di necessità. Quindi la prima domanda che viene fatta è il perché, insomma, il soggetto si trova al di fuori della propria abitazione. Sicuramente è necessario avere l'autocertificazione o comunque, insomma, dichiarare in apposita autocertificazione il motivo per cui si è fuori dalla propria residenza e di conseguenza andiamo a chiedere anche le motivazioni, l'indirizzo da cui si è partiti, l'indirizzo di residenza, una serie di domande, insomma, che il cittadino ha l'obbligo di dichiarare onde poter giustificare il suo spostamento. Bene, allora ringraziamo il commissario capo della polizia Alessandro Tundo. Per ora è tutto da Roma, poi ci sposteremo per andare a vedere la situazione anche in altri posti di blocco. A voi.